Benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi reagiamo a dei video su Siren Head. Anche qualcun altro, soltanto Siren Head. Poi Creepypasta, Siren Head, Siren Head soltanto, anche qualcun altro. Scemo. Siren Head. Sei cretino tutta la volta. No, non fa così. Al massimo fai la sirena. No. Mi sono anche cartato. No, perché fa molto più paura la sirena. Nino Nino non fa paura. E lui fa più paura. Mi dissocio, perdonatelo, sì, io non lo conosco. Che cosa dobbiamo fare oggi? Dobbiamo vedere gli avvistamenti di Siren Head nella vita reale. Sì. Perché esiste Siren Head. Sì, sono io. Sono ma non ti vita. Vergogni! Ma non ti vergogni un po'. Ci credo creepy. Che poi dicono che siamo cringe, è tutta colpa tua! La nostra reputazione è rovinata tutta per colpa tua, dico io. Andiamo? Ci siamo? Sì, comunque non c'è solo Siren Head, ce n'è mi pare anche uno di Cartoon Cat e poi dei combattimenti fighissimi con Lighthead. Sapevi che esistava? Andiamo! Bellissimi, guarda il primo. Vedi, è uguale! È uguale a me! Uguale, identico! Guarda, guarda. Bellissimi sti video, Steph. Compare dall'acqua? Non lo so, Steph. Li devo vedere anch'io. Lo sente, lo sta cercando. Sente sempre quindi le sirene. Adesso compare. Sta ballando? Sì, balla, balla. Perché? Perché ha la musica. Ma così non fa paura se balla? No, no, cavolo, se fa paura, altro che. Sto pronto se ti salta di fronte così! Bello, bello. Ah, io devo dire che questo canale, ragazzi, ve lo lascio in descrizione, è fenomenale. Cioè, sono bravissimi, eh. Era fighissima. Bello. Era davvero fighissima. A lui recitare un po' scarso. No, a me è piaciuto. Perché era quel mix di amatoriale, capito? Okay. Perché deve sembrare reale. Perché ovviamente non lo è, ragazzi. Anche se ci sono persone nei commenti del canale che credono che vabbè, lasciamo cioè, perdere. Lasciamoli stare, poverini, nel loro mondo. Esatto. Che è la cosa migliore. Però devo dire che sono una figata incredibile. Vai al prossimo. Vado al prossimo. Sì, questo è ancora più bello, guarda. Okay. È sempre lui? Sono sempre le stesse persone, il canale è loro. Okay. Lo risente. Questa volta sta salendo le scale. Io sento dalle tue cuffie. Oh, le urla sono uguali alle mie, impressionante. Sei uguale. Cioè, bastava chiamarmi. Come fai a... Vabbè, bellissimo. Era una persona? Non lo so, forse è un'auto. Perché balla sempre sto qua? È un ballerino, Siren Head. Comunque che io non sapevo ballasse perché non conosco al 100% il creepypasta. Però evidentemente loro non hanno. Ma è un figo! Questo. Come se la balla? No! Questo era brutto! Aspetta. Cos'è in mano? No! Perché l'ha visto che stava filmando. Oh mamma mia, che paura. Però sai quando balli la paura te la toglie. Io non so perché. Perché non... poi se cioè, la gestisce tu sapevi bene. Ballasse. No, io sapevo urlasse. Fa no, tutto io il rumore, so che si sentono le sirene. Esatto. Le sirene, quando senti le sirene non devi uscire di casa, capito? Perché appunto è il presagio che sta arrivando. Quindi, Siren Head. Ero rimasto a questo pezzo. Al fatto che balla però, non lo sapevo. A me piace il fatto che balla, però allo stesso tempo distrugge tutto mentre balla. Ci sta. Fighissimo. Un altro avvistamento, Steph. Durante un tramonto molto romantico. Senti le sirene? Si iniziano a sentire delle sirene e piano piano capisci di essere spacciato. Ti guardi attorno per cercarlo. Lui è l'ansia perché non so mai quando appare. Ma non capisci dov'è. Arriva. Ma ti immagini una roba del genere? Mamma mia, perché me lo devi far comparire così? E lui se la passeggia. Che se gliene frega. In relax. Però è lontano stavolta. Non penso che lo veda. Vediamo. Ok. Scappa. Ma chi è che rimarrebbe a filmare? Che se nei film horror ci sono sempre quelli che filmano. Tutto a posto. Beh. Questa volta non ha ballato, hai visto? Sì, era più tranquilla. Quindi non balla sempre. Possiamo anche capire questi video, l'atteggiamento. Cioè ogni tanto voglio ballare. Possiamo conoscere meglio il creepypasta. È importante. È importante. È importante perché se poi balla sempre è un po' strano. Invece ogni tanto balla, ogni volta fa la passeggiatina col tramonto. Che è importante anche quello per rilassarsi.
Vedi, okay. Devi mai uscire fuori quando senti le sirene. E lui. Ok. È matto. Ha chargeato tipo un palazzo, credo. Ma cos'è che vola ogni tanto? Non lo che so. Prende, lancia. Sta arrampicando. Ok. Era una mossa di wrestling. Sì. Ma fighissimo. Questo era bello. Cioè, salito per fare. Proprio perché diceva, cavolo, tanto mi riprendono. Perché sanno di essere ripreso. Ma faccio figo, capito? Con le mosse. Quindi non solo balla, ma fa anche le mosse di karate. Esatto. Ora sappiamo una cosa in più. Prossimo. Vediamo che cosa succede adesso. C'è già subito. Si sta trasformando? No. Qui secondo me balla. Balla di brutto. L'hanno sparato. È morto. Sconfitto. Mi sembra troppo semplice. Per la prima volta lo vediamo cadere. Basta un colpo? C'è gigante per nulla. Ma magari gli hanno tirato una cannonata. È sparito troppo. Ricompare in piedi, scommetti? Cos'è? Rumori di errore? Non comparire così. Oh mamma mia, lo sapevo. Un po' me l'aspettavo, quindi... Ti sei salvata dal fare l'ennesima figuraccia. Sì, perché avevi ragione, tu è scomparso troppo, quindi... Te l'ho ci detto. Doveva essere l'inghippo. Non può essere sconfitto così facilmente. Ok. Allora. È una zona tranquilla questa. Sì. Si sentono brutti rumori, ma non una sirena per ora. Che poi compare ovunque, città... Si sente? Un po' più piccoli. L'ho sentito. Però se non sai chi è, ti verrebbe da uscire. Metti, senti per la prima volta sta roba. Ok, okay. Non lo so. Si continua a sentire però, Mi compare di fronte. Vai no, via. No. Corri, corri. Nel lago? È lighted. Ok. È lighted. E quello però quindi non fa rumori. No, fa tipo tutte robe strane con la luce, Steph. Ok. Tipo fa un'onda di luce che distrugge tutto. Lo vedrai dopo anche nelle battaglie. Guarda, ora fanno la battaglia. È fortissimo. L'hai già steso? No, non è possibile, dai. È solo che l'hai preso nelle costole e un po' gli è mancato il fiato ed è caduto. Ha preso pure lui. Mi dispiace, non sapremo mai il continuo di questa battaglia. E nemmeno chi era dei due. Esatto. Perché abbiamo messo solo le gambe. Sì. E sono molto simili. Vedi? Sì. Però, secondo me... Come fa a passare dalla porta adesso? Non ci passa. Guarda, vedi. Entra nella casa di un estraneo per la terza volta quest'anno. Ok. Che è sempre il nostro povero amico. Quindi non puoi neanche essere troppo sicuro quando sei in casa. Vedi, tu dici fine. Mi vai in casa, invece no. Beh, perché dicono se suonano le sirene resta chiuso in casa. Ma però se poi ti entra sempre in casa. Lui le sente sempre, sembra che ce l'abbia con lui. Ma se capito? Ti entra in casa la cosa devi fare. È preoccupato. Mi sa che in questi casi c'è una cosa molto semplice da fare. Gli offri da mangiare. No, tu esci di casa e dai fuoco alla casa. Ti porti via due cosette che ti vuoi tenere ed è come quando trovi un ragno. Sì, esatto. Ma era a casa sua. Sì, è sceso e c'è un ufficio, sì. È uguale, Che cosa è uguale? Alla prima scena. Sì, è lo stesso ufficio. Quindi sopra c'è casa sua, lui è sceso sotto e c'è l'ufficio. Aia. No, vattene. Aia. Brucia l'ufficio, fidati di me, brucia l'ufficio. Chiunque dovrebbe avere un lanciafiamme in casa, Steph, per queste situazioni. No, è così. Non ti dissociare, è così, Steph. Tutti dovremmo avere un lanciafiamme in casa. Adesso me lo vado a comprare. No, me lo vado a comprare. Per illegale. Si sa mai che arrivi Serenad, Steph. Certo. Nello studio, anche sì, da noi. Sì. Non sta succedendo nulla, non c'è neanche rumore delle sirene. Ma che lo stai a camperà? Che paura che fa, mamma mia, fa per i brividi ogni volta che compare. Golden Button. Se lo sta un po' sfoggiando però qua. Va bene. Se lo merita. Sono fighissimi sti video. Ok. Il Dyson. Ce l'abbiamo anche noi. Un po' diverso ma quello è. No, io non aprirei. Io aprirei. Apri. Apri. Pensavo
gli schiacciasse la testa così. Anche io. Ho visto cose troppo cattive nella mia vita, scusate. Era un po' più... Vabbè, comunque... Non credo stia bene. Ok, ok. Grazie forse, per l'informazione. Forse chiamerei l'ambulanza. Va bene, va bene. Allora, penultimo da guardare. Qua se la balla di brutto. Ah, pure bravo. Questo diventa, deve diventare un nuovo trend di TikTok, ti prego. Cioè, bellissimo sto balletto. È quello di Fortnite, eh? No, non proprio. No, è quella parte sì. Ah, dici solo quella, sì. Ma... Se la gestisce così. E vabbè. Ma chi lo... E poi tira cose. Si arrabbia mentre balla. Esatto. E ammazza gente. Cioè così. Tira cassetti. Sì, ma stai ballando, balla. Non è che devi impazzire all'improvviso. Impazzisce. È sparito. No, infatti quando sparisce non è mai buono, Steph. Ti prego, no. Si chiudi. Sente. Chiudi. Termina la registrazione qui. Si sente. Ovviamente, ovviamente. Però ragazzi, sono uscita per paura a fare. Qui la situazione non è delle migliori, eh. Devo fare questa critica. C'è qualcosa che non va. Però non è spaventata. No, no, un po' sì. Ho priorità. Un po' in ansia. Stavo già guardando questo. Questa è la battaglia. Cartoon Cat. C'è cioè, Cartoon Cat, Like Ted e Serenad. 1v1v1? Sì, sì, sì. Ma Battle Royale o la squadra? Non lo so. C'è 2v1. Steph, ho letto solo il titolo, quindi in realtà okay, non so il contenuto. Ok. Eccone uno. Serenad è pronto. Primo sfidante della Battle Royale. Aia. Dov'è? Fa un rumore stranissimo. Tipo un po' di vetro. Tipo sì, come una, tipo una lampadina, no? Al posto della testa. È un lampione. È un lampione quello. È un matto. È un matto. Non credo di vedere Cartoon Cat però. Ci siamo? Si sente la canzone di sì. Cartoon Cat? Sì. Sì, 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 sì. Che figo. Che figo. La musichetta è super inquietante. Allora, siamo pronti alla battaglia? Si risente la musica. Vedi, vedi il fascio di luce che fa? L'ha steso, però si rialza. Vabbè, proprio lì. Aia. Però era 2 contro 1. Sarà fugge. È nel dubbio. T'ho fatto vedere poco della era battaglia. Era 2 contro 1, non vale. Cioè, le ha steso uno con una mossa ben poi, precisa. Poi, hai visto che infame Cartoon Cat con quel calcio doppio piazzato? Doppio calcio era. Tanta roba. Ragazzi, finiti i video. Bello, bello, bello le avventure di Serenad. Sì, mi è sì, piaciuto vederlo bello nel mondo reale così. Purtroppo Fere si è spaventata poco, però comunque erano interessantissimi. Noi ci fermiamo così. Se volete sapere come altri video, iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao!